Per le elezioni comunali dei capoluoghi di provincia, i candidati potranno risiedere in uno dei comuni appartenenti a quella provincia. Capoluogo di provincia. Ma anche le altre. No, abbiamo chiesto la deroga, non dobbiamo chiedere scusa, perché voglio dire, io che ho la residenza ma vivo qui, lavoro qui, c'ho la famiglia qui, eccetera, eccetera. Fare dei corsi di formazione, cioè distribuire dei momenti di formazione per i cittadini che sono interessati alla conoscenza del bilancio. Quindi l'idea mia, però naturalmente la dobbiamo un attimino verificare, è semplificazione massima del bilancio e entrare poi nel dettaglio, cioè dovrebbe esserci un bilancio capace per ramificato, dove noi riusciamo ad entrare proprio addirittura a sapere nello specifico che regola la voce, di che stiamo parlando. Che ci sta dentro? Quindi semplificazione del bilancio e di come viene presentato e insegnamento della lettura del bilancio a chi è interessato. Questo propedeuticamente alla partecipazione, cioè alla dichiarazione di tutto quello che viene fatto sia verbalmente che scritto nel comune, le commissioni, le partecipate. L'idea era quella di aprire al massimo. A me piacerebbe tantissimo, lo dissi in un'altra occasione, lo ripeto adesso per questo momento di riflessione, è il censimento di cosa? Delle necessità e delle priorità. Delle necessità e delle competenze. Cioè noi andiamo a sapere a Castellammare quanta gente, che problemi c'ha. Cioè, una volta ci stava il collocamento, no? Figurati, ragazzi miei. Ci sta ancora il collocamento. Sulle stipendi. Però oggi se l'amministrazione pubblica ha bisogno di un vigile urbano, si rivolge all'agenzia interinale, amica, l'agenzia interinale mette ai gli amici degli amici. Allora lui poi a Castellammare arriva magari l'amico dell'amico che viene da. Teniamoci al lavoro privato, al lavoro pubblico ci sta una cosa che questa cosa non no, si può lui fare. Ha fatto l'esempio. Sul lavoro privato si deve fare ad esempio un lavoro pubblico, cioè deve affidare una ditta privata, per esempio nel contratto, anziché nell'atto amministrativo, noi possiamo avere maggiore libertà e diciamo per esempio nel contratto vincoliamo l'azienda a assumere per esempio personale della madre. Io non ho detto l'uso che ne faremo, però voglio che poi l'uso che ne faremo. Cioè lo strumento deve essere utile per studiare, perché se noi non sappiamo il problema, come risolviamo il problema? Cioè lo strumento di censimento delle competenze e delle necessità di Castellammare servono per avere per sapere come sta la situazione, quindi degli immigrati, cioè di persone che vivono sul suolo stabile, sapere le necessità delle persone, se uno tiene un problema, non hai la lavatrice, non riesce a arrivare fino a un mese, vuoi un aiuto alimentare, vuoi un aiuto per la scuola, cioè sapere questo tipo di conoscenza, avere questo tipo come di dislocare, tu alla fine hai per esempio una mappa di Castellammare dove ci sta per esempio alla zona vecchia di Castellammare ci stanno 30 bimbi che per un qualsiasi modo vanno a scuola. Dove poter concentrare le priorità? Riesci a organizzare un servizio che può di turno in turno coinvolgere un po' per questo. Però è un lavoro che ho fatto io. Avere questo tipo di cose. Quando stavo in Svizzera, eravamo con la legge Treu, eravamo gli LPU, lavoratori di pubblica utilità, sì, eravamo in 7, poi dopo hanno fatto una cooperativa sociale. E concretamente la funzione che avevamo era quella, una specie di task force di andare, siamo andati anche alla Reggia del Baito, siamo andati alle zone antiche di Castellammare per monitorare e chiaramente cercare di sollecitare i genitori anche all'obbligo che avevano, insomma in termini proprio di legge loro potevano essere denunciati. Quindi praticamente questo è un lavoro che non ti offrivo, cioè io ho fatto un'esperienza, una cosa bellissima. Direi che tutto tranne che risolto il problema. Ecco, una cosa che dobbiamo mettere, io vivendo nella zona antica mi sono accorta che ci sono tanti analfabeti adulti, ragazzi di 30-35 anni che non si possono prendere la patente perché non hanno
nulla, non hanno preso. Cioè, si realizzare, potremmo dire, il portale XY, che è già attivo e già nel programma, inseriamo il programma, il portale, la piattaforma XY diventerà poi successivamente un database delle competenze da studiare, la potremmo fare subito, da inventarsi, cercare, cioè, per la questione candidati, come comunichiamo all'esterno questo famoso elenco di nomi? Per la stampa lo facciamo semplicemente in ordine alfabetico, in ordine quello già che abbiamo già deciso, anche perché non cambierà. Ma quello già è uscito il Metropolis. In futuro, cioè, come vogliamo premettere al quando verrà presentata la lista al comune che tu hai detto. Anche quello, perché poi non l'abbiamo deciso. Al comune l'abbiamo già deciso. Alla stampa la facciamo in ordine, in ordine di votazione, sì. Però Enzo correggi il nome, vabbè, ma quello può ufficialmente c'è il metodo che deve fare, perché Maria deve tutto attaccato anche a quelle successive. L'immondizia è un argomento molto molto tosto, cioè l'idea che si comincia almeno in due, la gente capisce, sì, perché tu non puoi, cioè, a parte che comunque Castellammare, cioè tutta la materia della cosa differenziata ha avuto un ulteriore stravolgimento, perché hanno spostato le competenze della differenziata alla provincia, quindi ci hanno scippato una cosa importantissima, cioè, anzi, questa è una manovra che hanno fatto con molta probabilità, perché con l'ultima emergenza si sono inventati il commissariamento se non superi il 35%. Quindi per evitare di essere commissariato, ha detto, ma proprio ci sono gli ultari, scusa, visto che andava a Napoli, perfetto, è una fatta questa manovra con la quale noi ci allontanano sempre di più da una gestione locale di questi benedetti rifiuti. Allora, i rifiuti non sono necessariamente ed esclusivamente l'urbano, i rifiuti sono anche per esempio gli abiti dismessi, sono anche per esempio gli elettrodomestici, sono anche per esempio i ferrarassi. Allora immaginiamoci, a me piacerebbe immaginarmi un centro di recupero cellulare, raccolta cellulare, sì, questa è un'altra cosa, però sarebbe bellissimo fare il centro di recupero, cioè che significa cellulare vecchio, non deve necessariamente diventare un rottame, può essere perché ci sta sempre nell'ambito del ragionamento delle competenze e delle necessità persone che dicono almeno i cellulari risolvono una cartella intera, non tengo, però vado al centro di riciclo di Castellammare e vado a pieno cellulare. Molto rapidamente questa cosa dei cellulari che hanno già fatto in altri comuni, io la farei su Facebook, tu, Alberto. Grandissimo Alberto Marco sul sito, Marco, la raccolta sul sito. Siamo tutti d'accordo, domenica partiamo con i cellulari già? Cerchiamo di trovare informazioni. Io ce l'ho già un cellulare. Cerchiamo di trovare informazioni, cioè materiale del salasso legato alla raccolta differenziata del cellulare. Cioè, noi dobbiamo riappropriarci di questa caspita di materia, perché non potremmo lasciare sta gente che lasciano continuano a fare quello che. Quindi il passaggio che dicevo io, c'è un sindaco che dice mettiamo i codici a barra. Quando non te ne manca la pistola per sparare e per leggere i codici a barra, secondo me è una solamente una manovrazione mediatica. Quindi noi non possiamo arrivare, no, voglio finire questa cosa e poi ne ragioniamo. Cioè non possiamo arrivare dalla fine, come ho detto poi sulla giornale. Cioè non è che noi possiamo partire dall'ultimo step di un percorso, noi dobbiamo partire dal principio. Allora, il più grosso capitolo di spesa del comune di Castellammare, questo l'ho studiato, costa 488 tonnellate, è lo smaltimento dell'umido. Cioè l'umido, noi lo prendiamo, lo imbarchiamo e lo facciamo partire, o meglio, questi 400 euro a tonnellata, noi invece di darli al suo sistema, incentiviamo il compostaggio o domestico o condominiale, ma naturalmente si deve prevedere comunque un sito di compostaggio comunale, sì, perché ci sarà sempre gente che non vuole fare né l'uno né l'altro, perché ci deve essere anche un sito di compostaggio. E si fa anaerobico, cioè si fa in assenza di. Stiamo parlando ai tempi in cui Raffaele era l'assessore all'ambiente, non mi ricordo come si chiama. Raffaele era il giudice. In linea generale loro avevano pure individuato dei posti a Castellammare, però il problema era sempre avere le deroghe per le distanze minime di questo impianto dai centri abitati, sì, che chiaramente erano tutti abusivi, perché Castellammare spuntano case abusive come se niente fosse. Però il problema è sempre trovare
il posto giusto, perché se è abusivo comunque deve stare. Beh, ma la cosa ne vale, non c'è puzza, comunque sta vicino. No, lo so, è resa in giro per ora, cioè è agganciata alla migliore come no, come voglio dire, no, è un problema che non puoi risolvere localmente. Poi voglio dire, la politica che con la P maiuscola che si propone di risolvere questi problemi, e perché è agganciata alla regione, a sua volta la regione è agganciata alla nazione, ai politici centrali, e possono intercedere con la Finmeccanica e fare un manone. Onestamente non è una cosa che possiamo risolvere noi, il movimento possa risolvere. Io direi così, noi non vogliamo dare illusioni ai lavoratori della Fincantieri per avere un bacino elettorale facile, esatto, non come le tante promesse fatte dai sindaci, visto che l'amministrazione comunale può solo stare a fianco ai lavoratori e ai sindacati nella lotta. E la è conosciuto com'è, la conosciuto com'è, però non possiamo farci noi carico di risolvere a livello locale una situazione che purtroppo non ha un carico alla nostra portata dal punto di vista del lavoro, però ci cerchiamo di fare nuovi posti di lavoro in questi ambiti, l'ambito dei rifiuti, l'ambito di questo, l'ambito per esempio delle bonifiche. Immaginiamoci di trovare delle terre che hanno bisogno di una bonifica, e sicuramente la bonifica è il lavoro. Quindi Luigi, che volevo dire? Invece se volevo dire un'altra cosa, però dobbiamo essere domande, diversi argomenti, che chiaramente io faccio sempre appello, voglio dire, l'idea nostra è quella del buon senso, quello di essere dalla parte dei cittadini. È chiaro che per quanto riguarda il lavoro, a me mi viene in mente di la qualità della vita, cioè ripartire dalla qualità della vita di Castellammare per cercare di fare un turismo, ma nemmeno il turismo di cui si è sempre parlato, un turismo di non lo so, internazionale. Cioè io voglio vedere la gente di Napoli, la gente del Sorrento non va più perché ci sono problemi della circunvesuviana, eccetera. Io voglio vedere la gente di Napoli, di Caserta, piuttosto che delle altre province della Campania, che vengono a Castellammare, che sia Castellammare la città che dovrebbe essere la discussione dal punto di vista commerciale, cioè dal punto di vista commerciale le persone, i cittadini vogliono una accoglienza. Mimmo, ti ricordi la discussione sui trasporti che facevamo? Dobbiamo attuare quella discussione. Benissimo, allora ecco, tutto quello che noi abbiamo programmato, cioè non è slegato, è tutto collegato. Cioè, quello che ha fatto scrivere Enzo sul giornale del trenino che passa dalla è qualcosa di fantastico, di bellissimo, di affascinante, intrigante. Cioè la gente verrebbe qui solo per il trenino che passa in mezzo alla villa, ma tante le idee dal punto di vista delle licenze commerciali, piuttosto che non lo so, riqualificazione di aree, cioè puntare proprio sul turismo nostro, questo si chiama gioco americano, ovvero prendere una struttura pubblica, svenderla, distruggerla, farla a pezzettini, però sapendo che questa produce logicamente, darla nelle mani di chi, degli amici e rifarla risorgere con costi zero, chiuso parentesi. Fu una proposta, se non mi sbaglio, proprio del cameraman che mi sta riprendendo, quella di fare di dare la possibilità, ed è una bella idea, agli albergatori di convogliare l'acqua termale presso i loro hotel, presso i loro alberghi, per fare delle piccole spa in giro per la città. Non è un'idea malvagia, perché sì, bravo, non è un'idea malvagia, perché soprattutto riesci a gestire meglio il turismo, dai la possibilità a tutti di mettersi sul mercato e guadagnare e lavorare e dare lavoro, è non una sola struttura. È una risorsa sprecata. Esatto. È una risorsa sprecata che, tra parentesi, quella risorsa la pago, perché io comunque darò un costo, darò un prezzo a quest'acqua che dovrò pagare poi alle terre. Mi piace molto questa idea. Già non proprio da Marco Polo. Non so proprio programmi, al discorso che ha fatto sabato, eccetera, eccetera. La gestione non ci illudiamo, dobbiamo gestire pubblicamente tutto quello che c'è da gestire. Sulla questione terme, visto che come stanno muore, se ho capito bene ci stanno almeno due aziende, società che
gestiscono tutto l'ambaradan, una per i servizi e l'altra per la parte immobiliare. Dobbiamo riunire tutto perché così paghiamo i costi di un unico consiglio direttivo, di un'unica gestione, tanto è inutile, cioè tutto l'ambito termale è uno e lo gestisce un solo gruppo. No, no, non dobbiamo venderlo, deve essere gestito tutto pubblicamente da un dirigente, da un gruppo che sia io. Sì, 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 sì. Quando parli di gestione, e soprattutto conta sempre spese di bilancio. In un comune dove c'è un bilancio che ha un deficit, quando tu dici che c'è una gestione pubblica, tu devi apparare dei soldi. Ora, visto che tu dal bilancio non attingi, quello lascialo da parte. Allora, quando io dico per esempio, tu vendi l'albergo, non è perché tu vendi l'albergo, ti prendi i soldi e ne fai altro, prendi quei soldi e li investi sulle terme servizio pubblico, al cittadino, no, l'albergo pubblico. Ma invece di venderlo si può affittare, no? Ma invece di venderlo, lo fai funzionare e con i soldi... Certo. C'è un